Veramente bravissimi i nostri due interpreti di oggi, Valentina Vanini, mezzo soprano, e Marco Santià al pianoforte, che ci hanno regalato veramente tre bei momenti di musica e di liederistica nello specifico, con Als Luise di Mozart e poi Von Ewiger Liebe di Meinacht di Johannes Brahms, due fra i massimi capolavori liederistici del grande amburghese. E da questa parte tedesca, diciamo, ci muoviamo adesso invece a due melodie su testo francese. Quindi passiamo dalla teatralità, un po' Sturm und Drang di Mozart, e dall'idealizzazione brahmsiana, invece a un mondo diverso, sia dal punto di vista poetico, sia dal punto di vista delle scelte naturalmente timbriche e musicali. Saranno due brani, tutti e due, dicevo, su testo francese. Il primo è di un autore effettivamente francese come Gabriel Fauré, Après un rêve. Il secondo invece è su testo francese, si intitola Je ne t'aime pas, ma l'autore è tedesco ed è Kurt Weill. Ecco, partiamo, Marco, proprio da Fauré, questa melodia italiana celeberrima, tra l'altro, no? Sì, è indubbiamente uno dei brani più blasonati e inflazionati del repertorio francese, ed è liberamente tradotto da un anonimo testo popolare italiano che, a mio avviso, ha poca relazione con ciò che invece il versificatore francese ha reso. Il brano, musicalmente parlando, vive della dimensione trasfigurata del sogno. E a mio avviso questa dimensione è sottolineata dalla cordalità pianistica che predilige lo slittamento cromatico e protrae la sua sospensività armonica. Le cadenze sono spesso evitate, le armonie sono estremamente dilatate e sostengono una melodia circolare curvilinea del canto. Non ci sono apparentemente interventi del pianoforte specifici, come invece abbiamo sentito prima negli altri leader, proprio dei secondi temi, no, del pianoforte, che possono essere equiparati, se non un intervento nella coda del brano, nei bassi del pianoforte c'è questa melodia che si staglia, che ha un timbro, a mio avviso, di violoncello, no, che accompagna la parte finale del canto, dove appunto la protagonista o il protagonista richiama la notte per poter avere un'altra menzogna, perché sostanzialmente è successo questo, che nel dormiveglia colei che canta si appaga del sogno appena fatto, dove il suo amore sembrerebbe ricambiato, ma una volta resasi conto della dimensione irreale di tutto ciò, invoca di nuovo la notte per poter essere ancora ingannata. Certo. E la prega, addirittura la prega, di ingannarla un'altra volta, quindi di farle rivedere in sogno il suo amore ricambiato. Infatti, ecco, e questo tema della disillusione, anche sì, del risveglio, può condurci tra l'altro al brano successivo, in cui l'amore viene declinato in un modo decisamente molto diverso da quello che abbiamo visto finora, sicuramente con intensità ma anche con un umore, un cinismo quasi sarcastico, che in Kurt Weill si fanno veramente tipico, un sì, nodo centrale, no? Amore e odio sono strettamente connessi, e questo Weill lo sa bene, no? Molto bravo in questo. Come hai detto tu, infatti c'è questo desiderio di autoingannarsi in questo senso, di non amare più qualcuno che ci ha chiesto di essere soltanto un amico, ma nel corso del brano ci accorgiamo che la protagonista ricorda solo gli aspetti più sensuali e più belli del suo amante, quindi gli occhi chiari, l'abbraccio, il sussurrare all'orecchio, il profumo del fazzoletto, sono tutte cose cariche d'amore, anche di passione. E come hai detto tu, esattamente, Weill riesce a interpretare molto bene la parte sia passionale e quasi un po' drammatica dell'amore, ma anche la parte più ironica. Forse uno degli espedienti che utilizza più spesso Weill, non solo in questo brano ma anche in altri, è il momento di recitazione sulla musica.
È un espediente che ha utilizzato varie volte, anche molto prima di questo brano, che è comunque la metà degli anni 30, in cui lui viveva a Parigi, è scappato dalle persecuzioni razziali, poi scapperà di nuovo e andrà negli Stati Uniti. Ma aveva già usato questo espediente del parlato sulla musica, per esempio nell'opera Tre Soldi, oppure Caduta e Scesa di Magoni, e poi in tantissimi altri brani da camera, anche in francese. E forse è il momento in cui lui dedica l'intensità emotiva maggiore, perché estraniandosi dal canto, quindi togliendo la voce al canto, diventa molto carico di tensione e di dramma, quindi è un ottimo espediente. Assolutamente, molto interessante quello che dici, Valentina, e tra l'altro tu hai citato l'opera da Tre Soldi, questo ci ricorda anche molto la poetica dello straniamento di, sì, Bertolt Brecht, e qui è applicata secondo me in una maniera molto particolare da Weil, perché se le parole ci dicono una cosa, ovvero ci dicono romanticismo, addio, esatto, noi siamo novecenteschi, ci siamo lasciati alle spalle tutto quel apparato magari un po' melenso del romanticismo per come viene visto nel Novecento, la musica invece ci dice che ancora qualcosa di romantico rimane. Continua. Molto forte, no? Continua, assolutamente, sì sì. Questo è ciò che c'è al pianoforte, ciò che nella melodia non è accompagnato dal significato delle parole, perché uno in questo caso la protagonista cerca di nascondersi, cerca di convincere, no ma io non lo amo, io non lo amo più, sono convinta, in realtà dicono tutte così. Bene, allora godiamoci questi due meravigliosi brani del repertorio di musica vocale da camera, legato al tema di amore, che è il tema che abbiamo scelto oggi qui al pianista. Après un rêve di Gabriel Fauré e Je ne t'aime pas di Kurt Weill, con Valentina Vanini, mezzo soprano, e Marco Santi al pianoforte. Thank you.
Je ne t'aime pas.